Malviventi in azione nella notte a San Concordio, dove sono state prese di mira almeno due attività, oltre alla scuola Esedra, dalla quale sono stati portati via alcuni computer. In viale San Concordio i ladri hanno colpito alla pasticceria La Soave, si sono introdotti all'interno del locale forzando la porta sul retro che dà su via Guidiccioni e hanno rubato il fondo cassa e alcuni oggetti. Dopo aver preso il contante avrebbero anche mangiato un paio di fette di torta. A fare la scoperta è stata una dipendente che in orario di apertura si è trovata la porta sul retro spalancata. Mi ha avvertito spaventata perché c'era la porta spalancata, io sono subito corso qui e ho visto che c'era la porta distrutta, mancava il fondo cassa, un cellulare e una torta al cioccolato, tanto per cambiare, insomma. Diciamo che la recinzione del cantiere che c'è fuori in via Guidiccioni li ha agevolati, a mio parere li ha agevolati parecchio, insomma, ecco, perché ha coperto notevolmente la porta d'ingresso. La prima volta che vi succede? Sì, sì, sì. In quanti anni? In 23 anni di attività, di lavoro. I malviventi hanno fatto irruzione anche nell'attività di fronte, il Kennedy Alimentari. Qui i ladri, dopo essere entrati da una piccola finestra sul retro, hanno portato via la cassa con i contanti, alcuni prodotti e la telecamera di videosorveglianza. Su quanto accaduto sta indagando la polizia.